cuoricini meccanici! Oh! Oh! Per tutti i cacciaviti a croce! Sembra che qualcuno stia piangendo! Oh, guardate! Ci sono Max, il Monster Truck, e sua sorella più piccola, Molly! Andiamo ad aiutarli! Ciao, Max! Ciao, Molly! Oh, la giostra girello non gira più! Tranquilla, Molly! La faremo girare di nuovo! Guardate, c'è la famiglia Camion! Ciao, camioncina! Ti serve aiuto per far volare l'aquilone? Forse mi è venuta in mente un'idea! Meccanici, ci serve un po' di olio e una chiave inglese! Molto bene, meccanici! Ora spingete! Vediamo se ho avuto una buona idea! Siete pronti, meccanici? Fate piano questa volta! Funziona! Ottimo lavoro, meccanici! Ah, bene, si stanno divertendo tutti! Ciao a tutti! Eric l'escavatore è qui per la revisione! Deve essere in forma e in salute per tutti gli scavi che deve fare! Chi vuole aiutarmi? Io credo che sceglierò... gialla! Lo so che vuoi giocare, ma sono sicuro che ti divertirai ugualmente anche lavorando! Iniziamo dando un'occhiata al tuo motore, Eric! Da una bella e sonora sgasata! Puoi fare meglio di così, Eric! Gran bella presa, gialla! Ora passiamo a controllare i tuoi cingoli, Eric! Ultima parte della revisione, Eric! Ora vediamo come sta il tuo braccio escavatore! Serve un po' di olio, gialla! Molto bene, Eric! Hai superato la revisione e ora sei pronto per molti altri scavi! Ti vuoi unire a loro, gialla? Te l'avevo detto che ti saresti divertita! A presto con nuovi lavori e divertimento qui all'officina di Geco! Bel lavoro, meccanici! Ora la nostra officina è bella pulita! Oh! Sembra che stia arrivando un cliente! È la famiglia Camion! Mamma Camion, mamma Riciclo e Camioncina! Che non sembra molto felice! Un dentino traballante? Niente di cui preoccuparsi, Camioncina! Quando ti cadrà, potrai metterlo sotto il cuscino e al tuo risveglio troverai una moneta d'oro! Oh no! Camioncina ha starnutito via il suo dentino traballante! Oh, non preoccuparti, noi lo troveremo! Su, su, meccanici! Eh,
Spiacente, Verde. Quello non è un dentino. Sta attenta, Gialla! Abbiamo cercato per tutta l'officina e non c'è traccia del dentino di Camioncina da nessuna parte. Aspettate un attimo! C'è un posto dove non abbiamo guardato ed è nello spolverino di Blu! Ecco qua, Camioncina! Ora va a casa e mettilo sotto il tuo cuscino. E noi ci vediamo presto per altre elettrizzanti avventure all'officina di Geco! Ciao! Wow! Ottimo lavoro, meccanici! Un'officina pulita è un'officina felice! Oh! Che strano! È andata via la corrente! Deve esserci qualcosa che non va con i pannelli solari! Oh, cielo! Guarda, il sole è coperto dalle nuvole! Ma quelle non sono nuvole normali! Dobbiamo scoprire che succede! No! Prova adesso, Dylan! Non riesco davvero a capire! Il tuo motore dovrebbe funzionare di nuovo! Oh, ho seguito le istruzioni alla lettera! No! Buongiorno, signor Weasel! Va tutto bene qui? Sì, va tutto alla perfezione, Geco! Basta, io ci rinuncio! Lascia che dia un'occhiata a Dylan! La cattiva notizia è che dovremo smontare il tuo motore, Dylan! Ma invece la buona notizia è che nella mia officina ne ho uno nuovo che sarà molto meglio per te e anche per tutti gli altri! Perfetto! Ci servirà l'aiuto del sole! E anche Dylan ne avrà bisogno! Questa batteria si caricherà con l'energia dei pannelli solari e intanto noi ti installeremo un fantastico motore elettrico! E un pianeta pulito è sicuramente un pianeta più felice! Ehi, ciao a tutti! Sono Geco! È una splendida giornata di sole! Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini! Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Carrie! Incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, Tildy carro attrezzi! Oh. Non preoccuparti, Barry! Ti tiriamo subito fuori da lì! Blu! Adesso facciamo subito un controllo. Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah! Carrie è venuta a incoraggiare Barry! Davvero adorabile! Sapevo che c'era qualcosa che non andava! Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry! Ecco perché il motore non partiva! È bello quando c'è il supporto degli amici!
ci può aiutare a guarire molto più in fretta. Il pesciolino è sano e salvo adesso. I suoi amici dovevano essere molto preoccupati. Beh, tutto è bene quel che finisce bene. Ci vediamo presto! Ciao! Ciao a tutti! Oggi siamo indaffarati! Camioncina e Max sono venuti a fare il cambio gomme! Ma dov'è Max? Oh, ciao Max! Svelti, svelti, meccanici! Gialla! Oh, Gialla ha battuto forte la testa! Quindi tocca a voi, blu e rosso! Sembra che abbiate confuso le gomme. Non fa niente. Tutti possiamo sbagliare. Dobbiamo solo cambiare di nuovo le gomme. Oh, non preoccuparti, Max. Presto riavrai le tue. Camioncina! Sappiamo che ti stai divertendo! Ma quelle sono di Max! Gliele vogliamo ridare adesso? Ah, brava camioncina! È molto importante restituire sempre le cose prese in prestito! Ci vediamo presto! Ciao! Andiamo, Blu. Credo sia ora di andare a dormire. Buonanotte, meccanici! Ah? Bobby! Che cosa fai qui a quest'ora? Oh, cielo! Serve una ruota nuova! Posso pensarci io! Però dobbiamo fare silenzio! Oh. Bobby. Buonanotte! Beh, mi sa che mi sdraio qui un minutino. Meccanici, sono solo io, Jaco!
Eh? Oh! Aspettate un momento! Cos'è questo rumore spaventoso? Eccolo di nuovo! Oh, spero che non sia uno spaventoso fantasma di Halloween! Phew! Qualunque cosa fosse, credo sia andata via! Cosa? Oh! Oh no, meccanici! Ho paura che l'officina sia infestata! Oh! 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 Blu! Ah! Ehi, un momento! Blu! Fa un passo avanti! Il rumore si sente solo quando tu ti muovi! Bene, niente panico, brividi e urla! È la ruota di Blu che cigola, quindi non è nulla! Uno spruzzo d'olio per togliere il cigolio e possiamo dire fantasma addio! Fiu, la paura è passata! Ora possiamo andare a fare dolcetto o scherzetto! Buon Halloween a tutti voi! Ciao! Ora, Max! Oh, che cos'è questo rumore super fastidioso? Ottimo atterraggio, Max! Quelle nuove molle di sospensione ti hanno aiutato ad atterrare dolcemente! Non ci sarà bisogno del piano di riserva, giusto, Rosso? Ora devo solo fare un ultimissimo ritocco! Anche tu vorresti essere come tuo fratello, vero, Molly? Resta qui, arrivo! Ti monterò delle molle di sospensione di gran lunga migliori di quelle di Geco. Sta a vedere! Ho quasi fatto, Max! Ma che succede? Salta più in alto di quanto mi aspettassi! Oh no! Molly sta saltando un po' troppo! Dobbiamo fermarla subito! Presto, Rosso, il piano di riserva! Sei pronto, Rosso? Adesso, attiviamo il piano di riserva! Ora va tutto bene, Molly! So che volevi solo essere come tuo fratello maggiore! Sistemiamo quelle molle, va bene? Vai, Molly! Geco crede di poter montare delle molle migliori della mia! Queste nuove molle ti faranno atterrare come si deve! Ci vediamo presto, Molly! Ora puoi andare a divertirti! Che cos'è questo rumore? Oh! È l'autobus Barry! Sembra che abbia molta fretta! Va tutto bene, Barry? Oh! Hai paura di arrivare in ritardo? Non arriverai da nessuna parte in questo modo! Ti do un'occhiata, vieni! Verde? Puoi portarmi la mia chiave inglese, per favore? Stressato, non è così? Abbiamo tutti bisogno di calmarci e rilassarci. Vi faccio vedere come si fa. Prima, inspiriamo lentamente e profondamente.
E poi espiriamo. Ora provate voi. Inspiro. 1, 2, 3, 4, 5. Espiro. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, ora va meglio? Ricordate, è sempre utile fare un respiro profondo quando ci si sente stressati. Ciao, Barry! Ciao a tutti! È il compleanno di Verde e ci stiamo preparando per la festa in spiaggia! Preso! Sono palloncini ad elio, fluttuano verso l'alto! Ah, è già tutto pronto! Aspettiamo solo che Fiona l'autopompa porti la torta di compleanno di Verde! Attenzione, Fiona! Non guidare! Sulla sabbia bagnata! Svelta! La marea si sta alzando! In qualche modo ti tireremo fuori, Fiona! Possiamo sollevarla grazie ai tuoi palloncini, Verde! So che adori i tuoi palloncini, ma Fiona ne ha davvero bisogno! Possiamo usarli, Verde? Ha funzionato! Ha funzionato! Ha funzionato anche troppo! Sta volando via! Sì, ci sono! Su! Su, meccanici! Ottimo lavoro, meccanici! Ed ecco che arriva anche il resto degli invitati! Sono felice che siate venuti tutti! Grazie per aver condiviso i tuoi palloncini! E buon compleanno, Verde! Evviva! Ah, è così bello stare in vacanza! Io adoro il campeggio! Oh, la fiamma si è abbassata! Gialla, prenderesti altra legna, per favore? È il momento di una storia! Credo che il libro delle storie sia nella roulotte, Verde! Grazie, Gialla! Aspetta un momento! Quelli sono i blocchi delle ruote! Il che significa... Presto! Dobbiamo fermare la roulotte! Deve esserci un modo per riuscire a fermarla! Grazie, Verde! Per mille bulloni svitati! Urrà! Ottimo lavoro, Tilly! Oh, complimenti a tutti! Emergenza finita! Sì, Verde, è l'ora della storia adesso! Ci vediamo presto! Ciao! Forza, Verde! Carichiamo tutta questa roba vecchia su Tilly! Oops!
Scusa, Gialla. Il vecchio divano deve andare alla discarica. Non possiamo tenerlo. C'è tutta la famiglia Camion! Mamma Camion, mamma Riciclo e Camioncina! Povera Camioncina, è stato un atterraggio duro! Se solo ci fosse un modo per renderlo più morbido! Ah? Oh! Cosa c'è, mamma? Hai avuto un'idea? Camioncina, dovresti atterrare sul morbido stavolta. Non c'è di che, Camioncina. Oh, grazie, mamma Riciclo. È sempre bello creare qualcosa di nuovo usando qualcosa di vecchio. Corsa, dove io, Wilbur T. Weasel, dimostrerò di essere il meccanico migliore e più veloce della città con il mio turbo potente Monster Truck. Sta tranquilla, Tilly. Non ci serve un motore speciale per vincere. Tu non mi hai mai deluso prima d'ora. Molto bene, Jacko. La gara avrà inizio quando quella luce diventerà verde. Pronti? Partenza! Vai, vai, Tilly, vai! Non vedo l'ora di ricevere la scintillante medaglia del vincitore! Starà benissimo con il mio scintillante orologio! Bravissima, Tilly! Calma e decisa! Attivare la turbopotenza! Non fermarti! Dobbiamo correre a salvarli, Tilly! Oh, stiamo affondando! Oh, aiuto! Non preoccuparti, signor Weasel! Ti tireremo subito fuori da lì! Ecco, suppongo che tu abbia vinto onestamente, Jacko. Ma la prossima volta sarò io il vincitore della gara. L'officina di Jacko vi aspetta per nuove avventure. Ciao, ciao. Ecco fatto, Eric. Va meglio adesso? Cos'era quello? Oh, è Max il Monster Truck! Non dovrebbe giocare qui. I cantieri edili sono molto pericolosi. Oh, guardate quanti pasticci sta combinando! Benzina! Dobbiamo tirarlo fuori prima che il cemento si solidifichi! Veloci, meccanici! Prendete una tanica di benzina! Oh, cielo! Il cemento diventerà duro in meno di un minuto! Come posso fare a portare questa tanica di benzina fino a Max?
Eh? Oh, Eric fa da ponte! Il cemento si è quasi solidificato! Vai, Max, vai! Sembra che Max abbia imparato la lezione! Grazie, Max! Un'altra emergenza è risolta! Alla prossima volta! Ciao! Bentornati all'officina di Geco! Oggi è una bella giornata di sole, quindi Rosso torna sul tetto! Rosso sta finendo di installare i nuovi pannelli solari. Assorbono l'energia solare e la convertono in energia pulita per tutta l'officina! Ciao, Bobby! Wow! Ma guardati! Sei tutto sporco! E ti abbiamo lavato appena ieri! Non fa niente! Splish, splash, splosh! Acqua e spazzolone sono in funzione! Scintillante e pronto a tornare in strada, Bobby! Oh, sei di nuovo sporco! Come può essere successo? Credo sia meglio lavarti a mano stavolta. Pulitissimo! Puoi riprendere il tuo giro, Bobby! Che cosa ti sporca di continuo? Il tuo vecchio motore a benzina! Ti piacerebbe avere un bel motore elettrico invece? I pannelli solari sono pronti? I pannelli raccolgono energia solare e danno a Bobby energia pulita per farlo funzionare! Ci vediamo presto per divertirci ancora all'officina di Geco! Ecco fatto, Eric! Adesso il tuo braccio è tornato come nuovo! Meccanici? Cosa state facendo? Capito! State cercando il tesoro dei pirati! Ahoy, bravi marinai! Che cos'era questo rumore? Oh, Eric ha trovato qualcosa! Forse è proprio un tesoro sepolto! Oh, gialla! Anche se questo non è oro, non significa che non sia comunque un tesoro! Anche i vecchi binari! Forza!
forza, provate ora, meccanici! Visto? Solo perché qualcosa non è d'oro o d'argento, non significa che non sia un tesoro! Buon divertimento, meccanici! Non mi sento tanto bene! Oh, cielo! Oggi Carrie il bus deve fare la manutenzione! Potete pensarci voi, meccanici! Cos'era quel rumore? È tutto ok? Mi sento un po' meglio ora. Sembra che i meccanici abbiano tutto sotto controllo. Bel lavoro, bravi! Oh, ehi, ciao a tutti! Vicky, il furgoncino dei gelati deve essere riparata. Stiamo giusto finendo gli ultimi ritocchi. Grazie, Gialla! Per favore, mi porti un cacciavite? Attenti, meccanici! Quel tubo contiene aria fredda come il ghiaccio! È così che Vicky congela i suoi gelati! Oh! Gialla! Non toccare quel pulsante! Grazie, meccanici! Mi avete salvato! Adesso finiamo di riparare Vicky. Grazie, Vicky! Ciao a tutti! Bene, meccanici! Max vorrebbe migliorare nel salto, quindi dobbiamo dare più potenza al suo motore! Oh? Blu! Puoi andare a vedere chi ha bussato, per favore? Chi è? Spero
Spero tanto che apprezzerai il mio piccolo regalino, Jack. Che cos'è? Un regalo? Chissà chi me lo manda? Wow! Un nuovo Creak per auto! Dai, proviamolo subito! Visto che ho messo una molla in quel Creak, penso che lo troverai un po' rimbalzante! Meccanici! Grazie mille, meccanici. Ho l'impressione che quel Creak non funzioni molto bene. Aspettate un attimo. Coraggio, Max. Prova a saltare. No! No! Tutto può servire a qualcosa? Ottimo lavoro, meccanici!